sempre, arriva anche la notizia che Scottie Pippen è in difficoltà, con problemi alla schiena, però qui finora in difficoltà mi sembrano soprattutto gli Utah Jazz, e qui rivediamo il Rodman che eravamo abituati a vedere. Assolutamente, ha impedito la penetrazione di potenza, qui non ha ritenuto regolare il movimento di Rodman per impedire a Malone di prendere posizione, Malone che non ha ancora tirato da quando lo marca Rodman, non segnato, tirato. E la chiave è tutta lì, proprio il numero di tiri che riesce a garantire alla squadra. Il primo dei due tiri liberi del postino di Summerfield gira a lungo sul ferro ed esce. Questione della difesa legale e non legale, qui vedete che dà una pacca Malone a Rodman che risponde, mi sembrano sinceramente cose da acqua fresca. Sta bene, raddoppiato Malone, perso Russell, il tiro da tre sbagliato, il rimbalzo di Malone che poi vuole strappare la palla da Rodman, i due si allacciano e ne nasce un mini tafferuglio che viene immediatamente interrotto da Dick Babetta, tutti i piedi al Delta Center quando un rimbalzo viene preso da Malone sulla testa di Rodman, è festa grande, e qui Rodman non è arrivato con l'estensione sulla palla, poi Malone quando conta la forza comanda lui. E questo è un bel anticipo di The Great Malone contro Rozilla, come al solito si allacciano, qui vogliono andare da Malone ma c'è Harper che sta difendendo benissimo e oscura le vie di Stockton. Stockton che battaglia con Harper, Hornacek è fino in fondo a subire il fallo e adesso gli Utah Jazz fanno la voce grossa, abbiamo più volte accennato al prossimo duello che ci sarà, ma non su un campo di basket bensì sul quadrato nel Great American Bash il 12 luglio a disposizione di tutti gli spettatori TV statunitensi che vorranno pagare per la pay per view. Rozilla contro The Great Malone, altri non è che Rodman contro Karl Malone, Malone che combatterà o con Randy Macho Man Savage o con Diamond Dallas Page, Rozilla con Hulk Hogan, e pensate che quelli del wrestling sono in trattative con Shaquille O'Neal. Oh, però la tecnica favorita dell'uomo di Dallas, Diamond Something, è il Diamond Cutter, il taglio di diamanti, che sinceramente non so cosa sia, evidentemente sta poco dietro il laccio californiano, però normalmente si pensa che i wrestler facciano finta. Effettivamente sbracciata da parte di Harper, intanto guardate l'anticipo del match di wrestling, incredibile, sensazionale posizione difensiva di Rodman, veramente sensazionale. Dovrà forzare, se esiste un tiro forzato per lui, trova il ferro e poi l'extra possesso di Dennis Rodman che mette la palla per terra, gliela strappa Malone, la controlla Brian Russell, parte il contropiede degli Utah Jazz, Malone a Rodman lontano dalla palla, danno inizio al match di wrestling, arriva il fallo di Rodman, incredibile scena che spero rivedremo al replay, con Rodman e Malone che hanno combattuto, contatto 4 o 5 volte tra i due, guardate Malone che sorride ironicamente a Rodman, arriva la consueta pacca, il match di nervi, qui Rodman un po' distratto col pallone, poi si trovano a terra assieme, perché non tenersi un po', e guardate cosa ne consegue. È veramente Rozilla contro The Great Malone, qua non avevano ancora fischiato niente, qua nemmeno, e poi invece hanno fischiato su questo, sarà il taglio di diamanti? Forse il taglio del diamante è questo, Karl Malone però trasformato mentalmente dopo la grande prova, sotto pressione, spalle al muro in gara 5, è tornato il Malone di inizio serie, quello tranquillo, quello apparentemente imperturbabile. Però Flavia non si è divertito le tre volte che è venuto sotto il canestro offensivo negli ultimi possessi, perché Rodman ha avuto la meglio in tutti e tre i momenti in questione, ha sentito e capito tutto, è andato in mezzo, non c'era l'aiuto, due tra virgolette comodi. Karl Malone che come Rodman ha paura di poche cose, Rodman ha detto l'unica cosa che mi fa paura è la mia ex moglie, Karl Malone invece ha paura solo del freddo, tant'è vero che nella immensa piscina della splendida villa o castello che sia che ha sulle colline davanti a Utah entra solo e unicamente con la muta, anche se ci sono 30 gradi, non ha certo paura di tirare i tiri liberi, 7 su 10 dalla linea, 25 per lui e 3 di vantaggio per Utah, poco più di 5 minuti sul cronometro del terzo quarto, Jordan pesca il taglio di Pippen, l'ombrellina di fondo sbaglia, arriva Rodman con la deviazione da pallavolista, Jordan super, Rodman di più, un unico indirizzo se volete rimbalzi d'attacco in maglia rossonera, il numero 91, bellissima differenza, mentre Malone è ancora a zero nel quarto periodo, ma no, sempre con le cure di quello con la bandiera del Togo sulla testa, blocco durissimo di Stockton, Malone cade dietro, sbaglia, il rimbalzo è di Rodman anche se non sarebbe lui, e poi Malone frustrato commette fallo e si becca lui stavolta la pacca sul sedere, come dire vai vai amico torna dall'altra parte, mentre
ripeto, attenzione alla zona Stockton che sfrutta il blocco di Antoine Carr, spara immediatamente, che giocatore. Siccome i Jets sono oltre il quarto fallo, si dovrebbe andare in lunetta e la pratica dovrebbe riguardare il signor Rodman, e non credo che si possa provare la Gherminella a questo livello, perché c'era andato Michael, ma non se n'è fatto nulla. Va il 91! Va il 91, autore di un 4 su 4 in gara 4 nel quarto periodo, che ha deciso quella partita. Qui è disturbato e il tiro lo manda fuori bersaglio, e non di poco. Qualcuno, anzi molti, dicono che è disturbato in un altro senso, io intendevo disturbato dal pubblico, invece spesso ci si riferisce a lui come disturbato in senso psicologico. La percentuale dei liberi, come vedete, è aumentata nei playoff rispetto alla regular season. Tutti vogliono disturbare Roma, che secondo lo mette senza mai soffrire, e poi si lamenta col pubblico perché ha sbagliato il primo.